Un'esposizione fotografica all'interno di un poliambulatorio medico, il racconto del restauro di un antico palazzo neoclassico nel centro di Faenza, in occasione del weekend d'architettura opera nelle giornate di venerdì e sabato, il poliambulatorio IDUTUR, centro fisioterapico riabilitativo dermatologico e specialistico, ha aperto le proprie porte al pubblico in corso Mazzini 78, dove gli scatti del fotografo faentino Francesco Neri, realizzati con un particolare banco ottico, una dirt off camera, ripercorrono l'intenso lavoro architettonico che ha portato all'apertura dell'ambulatorio nel settembre dello scorso anno. Negli ambulatori medici, nei poliambulatori, siamo abituati a fare degli open day a sfondo sanitario e invece io ci tenevo a fare eventi di tipo culturale, sociale, aggregativo, a far conoscere questi posti anche per questioni culturali, non solo per la medicina. E quindi è capitata l'occasione di organizzare oggi l'inaugurazione di questa mostra che rimarrà come esposizione permanente in questi locali. Ci sarà questa manifestazione di architettura in cui gli architetti aprono alla popolazione una ristrutturazione un po' atipica, fuori dagli schemi, nel contesto di un palazzo neoclassico, quindi alternare la classicità alla modernità, insomma, questa era un po' la nostra idea. Questo è un esempio appunto di antico palazzo recuperato, è stato un lavoro abbastanza intenso. Sì, abbiamo trovato un palazzo già affrescato, con affreschi in ottime condizioni, risalenti probabilmente alla fine del Settecento, come altri palazzi in centro a Faenza, ma abbiamo potuto fare un restauro conservativo dal punto di vista architettonico, ma in cui abbiamo inserito una divisione degli spazi completamente atipica, stravolta, asimmetrica, particolare, in cui la gente rimane anche un po' stranita perché non capisce spesso come orientarsi. Ed è una novità, ecco, una cosa diversa da quello che vedi abitualmente. Le foto che sono in mostra parlano del restauro appunto di questo palazzo. Come mai la scelta appunto di queste foto? Le foto sono nate da un'idea con un amico, per cui c'è molto anche lo sfondo dell'amicizia in questo servizio. Un amico che è un grande artista riconosciuto a livello internazionale. E abbiamo trovato un ambiente quando abbiamo iniziato la ristrutturazione in cui abbiamo visto ci sarebbe stato un cambiamento grandissimo, per cui abbiamo voluto anche documentare questo cambiamento, perché io l'ho presente come era prima e come adesso, volevo che anche le persone potessero vedere questo cambiamento, non attraverso un reportage fotografico che avrei potuto fare io, ma con un occhio sensibile e che raccontasse una storia. Per cui abbiamo raccontato questa storia, che non è ancora conclusa perché è sempre in continuo cambiamento, l'ambulatorio stesso, la medicina, le persone che lo frequentano, per cui vogliamo raccontare un percorso. Non è il primo evento culturale che organizzate qui nel poliambulatorio, ne organizzerete anche altri, di che tipo? Sì, io ci terrei nel futuro a portare avanti sia l'aspetto sanitario che l'aspetto sociale. E avremo a fine giugno un evento con un monaco tibetano, perché quello che è medicina senza la mente non è nulla, e quindi faremo un evento su invito per alcuni amici di meditazione, di incontro con questo mio amico monaco tibetano, e poi spero ce ne saranno altri in futuro, così di tipo aggregativo, per divertirsi anche un po', ecco, insomma, per sdrammatizzare un po' la sanità, la medicina. Siamo abituati alla sanità, alla medicina in maniera molto tradizionale, pensando a degli schemi sempre ripetuti. Invece quello che è nella mia idea di offrire anche attraverso questo tipo di locali, questo tipo di approccio, è un servizio e un punto di vista diverso, in cui il paziente viene e non si sente sotto un microscopio, ma si sente accolto in un contesto, in un ambiente dove trova una presa in carico del suo problema e un percorso di cura, non una prescrizione. L'idea è poi quella del poliambulatorio IDUTUR, di utilizzare questo gioco di parole fra il territorio, IDUTUR in dialetto romagnolo, e AIDUTUR rivolta alla tecnologia,
in cui offriamo al paziente una medicina radicata nel territorio. Il medico un po' come una volta che visita, ascolta il paziente, si prende il tempo che ci vuole, ma con un occhio importante alle alte tecnologie, perché è inutile, siamo ormai nel 2020, saranno le alte tecnologie che guideranno la diagnosi, i percorsi di cura e i percorsi terapeutici.